come detto, con il numero 133 di Ultimate Spider-Man si conclude la prima parte. Quindi con la saga di Ultimatum si conclude la prima parte di questo ciclo narrativo, diciamo così. Cambiano, come potete vedere, sia il logo che gli autori. Rimane Bendis, ma arriva La Fuente e poi successivamente anche l'italiana Pichelli, che a me piace tantissimo. E qui abbiamo i primi numeri. Il numero 1, che è stato fatto in varie versioni, e io le ho tutte ovviamente. Allora, questa è la copertina regular che vi metto, no, si vede peggio, dai, lasciamola così. Ecco qua, questa è la copertina regular. Poi abbiamo un numero 1 variant con Mysterio nella versione Ultimate. Qui ancora abbiamo Peter Parker, perché non è successo gli stravolgimenti di Cataclysm, quello che poi porterà la morte di Peter Parker dell'universo Ultimate. Questa è una versione sketch. Questa è la versione per il Pittsburgh Comic Con, quindi con il marchiettino. Questa è una versione bellissima, in rilievo argento, e questa è una bellissima versione romantica, direi San Valentinesca, con Peter e Gwen, perché a un certo punto, come saprete, dopo un'intensa storia con Mary Jane, Peter si innamora di Gwen. Questa seconda serie, guardate qui, anche qui ho tutte le variant, questa è la numero 2 e la numero 2 variant. Spero che si riesca a vedere bene, numero 3, numero 4. Cercherò di andare un po' velocemente e ripeto, magari mi soffermerò su dei numeri speciali, sui numeri speciali, quelli che magari richiedono un pochino più di attenzione e di spiegazione, diciamo così. Ecco, guardate qui, questi sono, qui abbiamo i disegni di La Fuente e le storie di Bendis, sono veramente veramente belli, veramente belli, a me piacciono moltissimo, anche questo disegnatore che ricorda un po'. Oh, qui abbiamo il numero 150, vedete, a un certo punto, sommando ai 133 questi numeri qui, si arriva al 150, quindi la Marvel decide di ripartire con la numerazione regolare, come fanno un po' qualche volta anche in Italia, che ripartono dal numero 1, eccetera. Qui una variant, abbiamo una variant e ancora una variant. E quindi a questo punto riparte la numerazione normale. Una provocantissima gatta nera. Cominciamo ad arrivare alla morte di Spider-Man, il preludio. Quindi siamo ancora in un... la Marvel mette le mani avanti e prepara i lettori a qualcosa di sconvolgente. E guardate questa copertina, che è una variant. Si compone di varie parti che ora vi farò vedere in seguito. Questo è il numero 154, ancora una variant, ripeto, di questa, eccola qua, vedete, il 154 si compone insieme al numero che avevate visto prima, 155, i sinistri 6, ancora questa copertina che va a formare la scritta The Death of Spider-Man. Ecco qua, guardate, Mary Jane che nel caso dell'Ultimate, nell'universo Ultimate, ogni tanto indossa gli occhiali. Numero 156 e il 156 variant. 156, ancora una variant. 157, eccoci qua, questa è una variant molto molto bella. C'è questo Spider-Man ormai vicino alla lapide, alla tomba, perché si sta avvicinando il momento che i lettori non avrebbero mai voluto che si avvicinasse, ossia la morte di Spider-Man.
anche se poi anche nell'universo quello normale Spider-Man, come ben sapete, è morto e resuscitato diverse volte. Ecco qua, questa è una blank cover, anzi scusatemi, no blank, white cover, se no faccio What's America, blank cover non esiste, una white cover, quella dove in pratica voi potete far fare il disegno nelle varie convention. Questa è la variant che in Italia è stata utilizzata, dopo ve la farò vedere più avanti nel video, per fare la busta che conteneva il numero speciale con la morte di Spider-Man, che è stata un'iniziativa editoriale per evitare spoiler in copertina e quindi incuriosire ancora di più il lettore. Questa, ecco, ancora una variant del 160, eccolo qua, questa è una busta che in America è uscita in questa versione rossa, invece in Italia è uscita nella versione nera, che contiene in questa busta sigillata il numero 160, cioè quello che corrisponde alla morte di Spider-Man. Guardate che bella copertina, Zio Ben, qui addirittura non c'è neanche il logo, è una copertina bianca con questo Peter abbracciato a Zio Ben, che si ritrovano insieme purtroppo perché Spider-Man è morto, come potete vedere, durante un combattimento, l'ultimo combattimento per salvare la Terra. E qui, ecco qua, eccoci qua, appare il primo numero di Miles Morales, Ultimate Spider-Man, All New Spider-Man, praticamente. E qui c'è la nostra Sara Pichelli, il numero 1, ecco qua. Quindi a un certo punto Spider-Man, arriva questo nostro nuovo personaggio che è Miles Morales, che va a sostituirsi a Spider-Man che ormai è morto. Guardate, il numero 2 è stato fatto in diverse colorazioni e ora vi farò vedere tutto il resto della collezione, sempre dell'universo Ultimate, diciamo, con l'arrivo di Miles Morales. Sono spostato un attimo rispetto alla posizione di prima, il tavolino, perché così almeno sono più comodo per farvi vedere, continuare a farvi vedere le immagini di Ultimate Spider-Man, Ultimate Comics Spider-Man, perché come potete vedere è cambiato il logo, oltre che il protagonista, che non è più Peter Parker ma Miles Morales. Questa dovrebbe essere una variant, sì, ve la faccio vedere, eccola qua, variant, è una variant edition. Ripeto, di questa serie ho tutte, penso al 99%, anche le variant, mi pare di ricordare. E come dico spesso, riapro insieme a voi questa scatola dopo circa 10 anni, perché non sto sempre lì a guardare i fumetti in che condizione sono eccetera, perché sono in una situazione abbastanza, anzi, di estrema sicurezza sia come umidità che come temperatura, per cui una volta riposti nella scatola stanno da Dio, come nella tana del ragno. Questa è una variant. Ora scorro velocemente, ragazzi, amici della tana, velocemente, ecco, come vi ho detto, questa serie si compone, questa serie di Ultimate con Miles Morales volume 1 si compone di 29 numeri, se non sbaglio, esatto. Questo è, sommando tutte le varie serie eccetera eccetera, avevano calcolato a suo tempo che questo fosse il numero 200 della serie Ultimate Spider-Man. E c'è una versione con Peter Parker e una versione con Miles Morales. Oh, qui a questo punto la serie Ultimate Spider-Man termina, poi ce ne sarà una seconda, un volume 2 di Miles Morales, ma quella serie lì non ce l'ho tutta completa, perché ripeto, stare dietro a tutte le pubblicazioni della Marvel, comprese le variant, è un discreto problema, soprattutto a livello economico. Però a quei tempi, quando ho iniziato a completare questa collezione, diciamo che potevo dedicare un budget molto più alto rispetto a quello di adesso, e quindi anche qualche bella copertina da qualche decina di dollari.
Oh, qui abbiamo Ultimate Spider-Man Super Special, che era un numero speciale che non seguiva la continuity con la serie spillata, ma erano numeri speciali, e un Ultimate Marvel Team Up. Quindi l'universo Ultimate che praticamente gli eroi dell'universo Ultimate che si incontrano per dei team up. Questa serie è stata pubblicata da Marvel Italia in dei piccoli brossurati che contengono tutta questa miniserie di 14-15 numeri, eccola qua, 16 numeri. Quindi ecco, vedete, nell'universo Ultimate i supereroi si incontrano, Spider-Man fa dei team up con questi supereroi, in questo caso abbiamo Shang-Chi. Poi abbiamo una miniserie, cioè qui in questa scatola una miniserie, Ultimate 6, i Sinistri 6 in versione Ultimate. E anche questa mi pare che sia stata pubblicata in un volumetto da parte di Marvel Italia a suo tempo, poi ci sono state edizioni successive. Poi abbiamo l'Ultimate Enemy Mystery e l'Ultimate Enemy, una variant, numero 1. Ci sono una serie di, ecco qua, di variant. Questi sono tutti spin-off, miniserie, eccetera. E abbiamo anche Cataclysm. Questo Cataclysm che porta, ecco qua, alla fine di Spider-Man. Spider-Man Fallout o Fallout. E qui abbiamo la nuova serie di Miles Morales, il volume 2, che però non ho completa. Ho preso i primi numeri. Mi pare di averli quasi tutti, poi ho interrotto perché, ragazzi, stare dietro alle pubblicazioni di Marvel America, Marvel USA, è veramente difficile. Mi pare che, ecco qua, questo sia l'ultimo numero, o comunque uno degli ultimi che ho preso, il numero 12. Abbiamo sempre Bendis, in questo caso il disegnatore Marquez. E adesso, per concludere il video, amici, vi farò vedere solo un paio di chicche che riguardano l'universo Ultimate in versione Marvel Italia. Amici della Tana, per concludere questo video vi faccio vedere due speciali che Marvel Italia ha pubblicato proprio per la collana Ultimate Spider-Man versione Marvel Italia. Allora, intanto abbiamo questa busta, la famosa busta nera, che contiene il numero 13 italiano di Ultimate Spider-Man, la morte di Spider-Man. Nella versione, ecco qua, vi faccio vedere, nella versione italiana la busta è nera, invece se vi ricordate nella versione degli Stati Uniti è rossa, la busta che contiene il fumetto, e mentre invece la versione, questa, diciamo la busta nera con il ragno rosso, quindi il ragno rosso su sfondo nero, era un numero di Ultimate. Ora non ricordo quale. E soprattutto vi faccio vedere questo qui, che è la Museum Edition di Ultimate Spider-Man. L'ho prezzata, ho messo il prezzo che non è ovviamente aggiornato, 140 euro. È la copia 470 di 999. Come sapete è una copia molto molto rara, molto difficile da trovare, ed era stata pubblicata, appunto stampata, solo in 999 esemplari e venduta nel sito di Panini Comics e nelle varie convention del tempo. Attualmente non so se si possa trovare con facilità, comunque io ci ho messo diverso tempo per recuperarla, perché come voi sapete aspetto sempre l'occasione buona, cioè non mi butto a pesce su un oggetto, ma valuto bene e aspetto se mi capita l'occasione o meno. Mi pare che questa sia stata un'ottima occasione, non ricordo, devo dire la verità. Comunque so che, ecco, il valore effettivo in media è di 140-150 euro. C'è anche il certificato di garanzia, di autenticità, e niente, con questi due bellissimi speciali italiani
vi concludo questo video. Non sto a farvi vedere la serie italiana, anche se l'amico Waller me l'ha chiesto. E scusa se non so se l'ho pronunciato bene, ma il mio inglese potrebbe far acqua. Però comunque non sto a farvi vedere tutti gli albi italiani, perché diventa una cosa noiosissima. Bene ragazzi, bene amici della Tana, siamo arrivati alla fine. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, a continuare a seguirmi. Mi fa molto piacere vedere ogni tanto che il numero degli iscritti aumenta, perché questo mi dà tanta benzina per andare avanti e per fare altri video, perché ho tantissimo altro materiale da farvi vedere. Come sempre dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente da Dio, vi arrivi il mio più caro e affettuoso ciao.